Se sei raschiudo, lei vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare, con Giuseppina paura non ho. Aspettate! Io sono Don Chisciotte che dedica le sue gesta alla principessa Dulcinea, il cavaliere che lotta contro il vizio per i deboli e gli oppressi. E io sono il suo scudiero Sancho Pancia, sono il suo unico e fedele suddito. Ecco, io sono... Da come ti presenti, amico, devo credere che tu sia un giovane cavaliere di buona famiglia. Uniamo dunque le nostre forze per combattere e annientare gli spiriti cattivi. Oh, spiriti cattivi? Ah, quelli che ingannano donne, bambini e vecchi. Il diavolo dai 100 occhi. Capisco, mi pare che la mia nonna ne sia posseduta. Sei pronto ad aiutarmi? Sì. Sì, ma... Niente ma! Un vero uomo non ha paura di un diavolo del genere. Uniamo la saggezza e il coraggio dei grandi cavalieri. Andiamo! Oh. Nonna dorme ancora. Strano, normalmente è la prima ad alzarsi. Ieri ha detto che voleva uscire presto stamattina. Vado a chiamarla. Cioppi, dove vai? Dalla nonna. Non lo fare. Vai da tuo padre nello studio, ti aspetta. Va bene, mamma. Fa piano. Che cosa vuoi della nonna, tu? Voglio svegliarla, Cinzia. Lasciala dormire adesso. Ma ieri mi ha detto che dovevo uscire presto stamattina. Ci penso io. Tu va da tuo padre. Va bene, va bene. Ti sta già aspettando da molto tempo, sai? Ma come sono tutti strani stamattina. Già molto presto, quel mattino, aveva sentito degli strani rumori nella casa. Gli pareva che qualcosa non fosse in ordine. E per di più... Era la prima volta che suo padre lo chiamava papà. Così di buon'ora. Avanti. Buongiorno, papà. Buongiorno, Cioppi. Vieni qui. Preparati in fretta. Oggi tu e Rosy andrete a visitare l'Escorial. Ma non sono ancora le vacanze estive. Vieni anche tu? Fai quello che ti ho detto. E comportati bene, senza dare fastidio alle altre persone. Hai capito, Cioppi? Sì, papà. Tu vai con Cinzia, vedrai che ti piacerà. Ciao, mamma. Della nonna non le diciamo niente per un po' di tempo. Per favore. D'accordo. Un asino! Sì, un asino! Cinzia, a me piace tanto andare all'Escorial. Potrò leggere tanti libri, vero? È un posto bellissimo.
È una grande sorpresa questa. Come mai non abbiamo scuola se manca poco tempo agli esami? È chiusa? C'è una vacanza speciale. È magnifico! Cioppi è contento di andare alle Scorial dopo tanto tempo. Ma il pensiero della nonna lo preoccupa un po'. Ultimamente non si ricordava più di niente e sembrava anche molto distratta. Che cosa succede, Maria? Oh, Raffaele! Papà, la nonna non vuole uscire dal bagno. Vieni, vieni ad aiutarmi. Che cosa? Mamma! Mamma! Ti senti bene, mamma? Mamma! Ah, Maria, stavo sognando. Mi pareva di passeggiare, non mi ricordavo. Non ti preoccupare, Cioppi. Presto la nonna sarà guarita. Certo, Giuseppina, lo spero tanto. Ah. Benvenuti, signori. Buongiorno, signore. Ah. Voi due, entriamo. Che bello lo Scorial. Aria pulita, l'odore dell'erba verde. Che meraviglia. Sì, molto piacere. Giuseppina, dove sei? Sono qui, Cioppi. Sei qui. Solo alle Scorial riesco a ritornare veramente grande. Mare. Beh, non completamente, ma mi sento molto più a mio agio via Madrid. Ecco, Cioppi. Sarai una bella sorpresa per i visitatori, Giuseppina. Ma ti dimentichi che solo tu puoi vedermi. Già. Andiamo a fare una passeggiata, Cioppi. Su, dai. Sì, vorrei vedere Monte Abantos e anche la foresta e di Castagna. E c'è anche un monastero molto famoso. Su, dai, Cioppi, sali, andiamo. Sì, andiamo. Forte e non scivolare giù. Sì, starò attento. Via! Adesso siamo sul Monte Abantos e sulla foresta di castagne piene. Guarda che bello, Cioppi. Magnifico. E questo grande monastero, che meraviglia. Facciamo un giro, su. Mi sembra quasi di sentire la voce del signore, Cioppi, non trovi? Sì, perché ha fatto gli uccelli e i castagni. La nonna dice sempre che è il suo posto preferito. Attento, Cioppi, ora andiamo in picchiata, tieniti forte, su, dai! Sì, va bene, Giuseppina. Sai? Sì, questo lo so. Ci sono anche i sepolcri di tanti re spagnoli. Certo, l'Escorial mostra la gloria della Spagna a tutto il mondo. Guarda. Guarda, mi pare Don Chisciotte. Ho l'impressione di tornare come ai tempi del Medioevo. È vero.
Io sono Don Chisciotte della Mancia che dedica le sue gesta alla principessa Dulcinea, il cavaliere che lotta contro l'ingiustizia. E io sono il suo scudiero Sancho Pancia, sono il suo unico e fedele suddito. Ecco, io sono... Da come ti presenti, amico, devo credere che tu sia un giovane cavaliere di buona famiglia. Uniamo dunque le nostre forze per combattere gli spiriti cattivi. Spiriti cattivi? Già, quelli che ingannano donne, bambini e vecchi. Il diavolo dai 100 occhi. Capisco, mi pare che la nonna ne sia posseduta. Sei pronto ad aiutarmi? Sì, ma io sono soltanto un bambino. Che bella figura di combattente! Posso chiedere quale sia il tuo nome? Vai e presentati in modo dignitoso. Sì, ma come? Guarda come parla lui, no? Oh, giovane cavaliere, rivelaci il tuo nome prezioso, non farci più aspettare. Io sono un cavaliere di Madrid, Ciotti Costa! Ah, Don Ciotti, era tanto che ti cercavo. Ora che ti ho trovato potremo combattere lealmente. Giuseppina, che cosa faccio adesso? Potrebbe essere il diavolo che tormenta la tua nonna. Ti conviene accettare il suo invito e batterti con grande valore, Cioppi, ascoltami. Allora va bene, per la nonna. Ciotti, non ho mai visto un tale destriero. Come lo chiami? Lo chiamo Giuseppina. Ah, è una cavalla. No, non è una cavalla, è una balena. Mm? Una buona risposta a una domanda superflua. Una balena. Che scherzo squisito. Don Chisciotte, state più attento. Don Cioppi è molto pronto di parola per la sua età. Eppure a me sembra veramente una grossa balena, Don Chisciotte. Sancho, fedele scudiero, sei posseduto dal diavolo anche tu? Oh. Don Cioppi, i nemici sono molto vicini, preparatevi. Sì, ma dove sono? Ascoltate, non sentite le voci, è una banda di diavoli. Don Chisciotte, non sono piuttosto le foglie che frusciano nel vento? È vero, è il suono delle foglie, Don Chisciotte. No, non lasciatevi ingannare, aguzzate gli occhi e le orecchie, dobbiamo vedere la verità. I nemici che ho tanto cercato, i ribaldi che ingannano donne, bambini e vecchi. È finita per voi, non avrete più scampo. Don Chisciotte va per primo. Aspettate un momento, signore. Giuseppina, non possiamo retrocedere, altrimenti macchiamo il nostro onore. Avanti! Fatevi sotto! Avanti! A te, rivolto! Nessuno mi sconfiggerà! Mai coraggio, ciao! Scoperto il suo punto debole. Yeah!
Buonanotte, dove siete? Don Chisciotte, vi hanno colpito? No, neanche un graffio. E lei, Don Cioppi? Anch'io sto bene, grazie, Don Chisciotte. Molto bene. Adesso sembra una foresta normale. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto i diavoli. I miei complimenti, Don Chisciotte. Spero che la nonna sarà guarita, Giuseppina. Ne sono sicura. In fondo abbiamo lottato per lei. La ringrazio tanto del suo valoroso aiuto, Don Cioppi. Sono sicuro che la principessa Dulcinea loderà il suo nome. È stata una fortuna incontrarvi, la principessa vi ringrazia. Una principessa, dite? Sì, una bellissima principessa alla quale dedico la mia vita. Andiamo. Giuseppina, vorrei avere anch'io una bella principessa. La troverai presto, Cioppi, vedrai. Oh, sì, lo spero tanto. Cioppi! Non eri tu, Giuseppina? Forse è una principessa. Andiamo a vedere. Sì. Normale, non di una principessa. Sai che è quasi il tramonto? Andiamo alla collina, di là potremo vedere la nostra città che si illumina per la notte. Che buona idea! La nostra villa deve essere di là. E Madrid, eccola qua. La vedi? Che bello! È veramente il mondo del Signore. Mi piacerebbe tanto mostrarlo alla nonna. Oh, Signore, perdonami di occupare Giuseppina tutta per me, ma è così gentile. Oggi abbiamo avuto un'avventura splendida. Ti prego di benedirla e fa che mi stia sempre vicino. Sarò sempre con te, Cioppi, sempre. È un mio dovere accorrere in difesa delle... Seria, scendi per favore, andiamo a casa. Sì, mamma, arrivo. E tu come ti chiami? Il mio nome è Cioppi Costa. Cioppi, io mi chiamo Seria. E questo è per te. Oh, grazie, Seria. Seria! Sì, vengo subito, mamma. Ciao. Ciao!
finito di dire le preghiere. Che cosa c'è, Cioppi? Oh, niente, Giuseppina. Adesso dobbiamo tornare, altrimenti Cinzia comincia a preoccuparsi. Sì, torniamo a casa. Mi chiamo Seria. Hai detto qualcosa, Cioppi? Niente, niente. Hai un aspetto un po' strano. Ma io non ho detto niente, lo giuro. Quante cose sono successe oggi. Ma Cioppi non sa ancora che la sua nonna, alla quale vuole tanto bene, è morta. Il suo pensiero ora è occupato da una ragazza di nome Seria.